Ritorniamo in studio e lo facciamo con il nostro primo ospite di oggi. Paola, con chi siamo in collegamento? Caro Tony, siamo in collegamento con Don Michele Madonna, che è parroco a Napoli e del servizio Nuove Forme di Evangelizzazione, perché domani a Napoli si terrà una grande processione eucaristica, Notte di Luce. Ne parliamo proprio con Don Michele in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto Don Michele. Buongiorno e buongiorno a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, senti, una curiosità, prima di parlare dell'evento di domani, che cos'è il servizio Nuove Forme di Evangelizzazione? È un servizio all'interno della curia della Diocesi di Napoli che si dedica completamente alle nuove forme di evangelizzazione, cerca di coordinarle, ma soprattutto di essere presenti sulle strade per portare Gesù Cristo agli altri. La Chiesa si chiede come possiamo far incontrare le persone con il Signore, che è un Dio vivo, un Dio gioioso, reale, che vuole una relazione con noi. Ed è anche il desiderio di Papa Francesco. Ecco, allora portaci a Napoli, perché domani si terrà questo evento, Notte di Luce. Raccontaci com'è nato, come si svolgerà, da dove partirete e dove arriverete. Allora, noi l'appuntamento sarà in Piazza Dante, una grande piazza di Napoli, alle 20:30, e lì ci raduneremo e alle 21 prenderemo una grande croce. Tutto inizierà con una grande croce portata dalle persone, e quella croce simboleggerà le croci di tutti gli esseri umani. Proprio in questo momento anche di sofferenza del mondo, il mondo soffre, le persone soffrono dalle piccole guerre interiori, dalle guerre della società e dalle guerre militari che ci sono nel mondo. Quindi porteremo questa grande croce e tanti giovani animeranno questa processione e andremo verso Gesù Eucaristia, dove deporremo queste croci, la croce che simboleggia le croci di tutti. Ci sono anche i bambini che scriveranno delle frasi d'amore a Gesù Eucaristia e metteremo le nostre vite nelle mani di Gesù Eucaristia. Anche Papa Francesco ieri, a conclusione del sinodo, nella messa, nell'omelia della messa, ha detto che dobbiamo ritornare all'adorazione eucaristica perché non sappiamo più adorare. E noi vogliamo fare questo, come la Chiesa è madre, come una madre stende le mani verso i figli e li porta a Gesù, dice adesso andiamo da Lui, perché è Lui la nostra consolazione, perché Lui è reale, Lui è vivo e ci ama, è morto per noi e quindi vuole una relazione. San Paolo dice nella lettera a Timoteo che Dio vuole la salvezza di tutti e quindi noi vogliamo essere uno strumento, la Chiesa ha tanti strumenti, non è il migliore, è uno degli strumenti affinché le persone possano veramente incontrare Gesù Cristo vivo e vero. Noi siamo perfettamente d'accordo e per rimanere alle parole di Papa Francesco, lui ecco, ci ricorda che la Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Mi sembra che sintetizzi bene questa espressione, tutto quello che state realizzando voi. Io penso che tutti coloro che hanno incontrato Dio nella propria vita non riescono a tenerlo per sé, come quando un ragazzo è innamorato di una ragazza e ad un certo punto se ne accorgono tutti perché per come si prepara, per come ne parla, si nota la passione dell'amore. E Dio è amore, c'è scritto nella Bibbia, nella prima lettera a Giovanni, capitolo 4, Dio è amore. Se abbiamo incontrato Dio non lo vogliamo tenere per noi stessi, non possiamo esserne gelosi, ma quello che ha fatto in noi lo vogliamo portare agli altri. Ecco, quello che io ho sperimentato nella mia vita è che Gesù veramente mi ha salvato, mi ha fatto passare dalla notte al giorno, dalle tenebre alla luce. Lui mi ha colorato la vita, mi ha fatto passare dall'egoismo all'amore e mi ha liberato proprio come da un carcere. Come posso io tenere tutto questo per me? Lo voglio portare agli altri insieme a tanti sacerdoti, perché saranno presenti sacerdoti, consacrati, consacrate, anziani, giovani. Ecco, la diocesi che cammina per dire il nostro obiettivo è Gesù, vogliamo assomigliare a Lui, e Lui che è il grande amore, la grande carità, tutto questo poi dovrà trasformarsi in una grande carità. E l'arcivescovo di Napoli, Don Domenico Battaglia,
dice che dobbiamo abitare i luoghi, no? I luoghi della povertà, e questa processione, che sarà un'evangelizzazione, perché faremo questo, certo. Ecco, noi abiteremo proprio i luoghi della povertà, incontreremo persone e diremo: guarda, c'è una speranza a tutto questo, noi vogliamo portare la croce con te, ti accompagniamo, ti aiutiamo, andiamo da Gesù perché lui ti aspetta, è vivo ed è interessato a te. Don Michele, quella di domani a Napoli, nell'arcidiocesi di Napoli, sarà una notte di luce, mentre potremmo dire il resto del mondo inneggia la morte, perché è la cosiddetta notte di Halloween, in cui, come dire, nessuno escluso, anche i bambini più piccoli. Questo è un modo, in qualche modo, per lasciare da parte quello che non ci appartiene e invece partecipare a qualcosa di concreto, di più importante. Io, quando guardo le cattedrali, le opere d'arte, no, che nascono dal cristianesimo, e non posso altro che fare silenzio e ammirare la bellezza che viene da Dio, perché Dio è sommo bene, è verità, ed è bellezza. Quindi è bello, no, che Gesù, anche quella notte, perché per noi è innanzitutto, noi celebriamo la santità. E esatto. La santità è aver incontrato Dio, voler assomigliare a Lui, avere un'amicizia con Lui. Lui mette le mani in noi come se fossimo una pasta per farci assomigliare a Lui. E quindi ricordare che siamo chiamati a questo. Noi non è che qualcuno soltanto è chiamato alla santità, tutti siamo chiamati alla santità col nostro carattere, con le nostre debolezze. E Dio ci fa più belli, cioè quando incontriamo Lui anche noi diventiamo più belli, la nostra vita è più bella, e quindi è importante che i giovani e tutti possano vedere questa bellezza. Grazie Don Michele, noi invitiamo tutti quanti sono all'ascolto a raggiungervi a Napoli per partecipare insieme a voi a questa bellissima manifestazione. E l'adorazione terminerà a Piazza Plebiscito, quindi lì ci sarà proprio un momento di adorazione all'aperto. Don Michele, al volo, ci ricordi le tue pagine Facebook, i riferimenti della scuola di evangelizzazione dell'Arcidiocesi di Napoli? Allora, Facebook, Parrocchia Santa Maria di Montesanto, poi abbiamo due canali YouTube, Don Michele Madonna o Chiesa di Napoli. Ecco, benissimo, quindi vi consiglio. Infatti, sì, chi vive, diciamo, nella diocesi può venire ogni venerdì alle 20:30 al Volto Santo per la scuola di evangelizzazione, che è veramente una grande opportunità per incontrare il Signore. Che meraviglia. E poi, prima cosa, noi faremo un grande evento il 2 giugno al Palapartenope di Fuorigrotta, lo facciamo ogni anno, dove arrivano quasi 10.000 persone per stare una giornata con il Signore Gesù. E allora ci sentiremo prima del 2 giugno per ricordare quest'altro appuntamento. Instagram, scuola di evangelizzazione. grazie Don Michele, buon lavoro. Ciao, grazie anche a Dylan che ci ha permesso di fare questo collegamento, grazie al giovane Dylan. Eccolo, ciao, grazie. Ciao, grazie ancora. Bene Tony, allora in scaletta dopo questo collegamento con la bellissima città di Napoli, con Don Michele Madonna, quindi chi può domani, sono tanti coloro che ci seguono dalla Campania, quindi partecipate a questo appuntamento.